Buongiorno a tutti, ben ritrovati, è un piacere. Sono Tiziano Bellucci. Mi sono preso l'impegno e anche l'anelito di dedicarmi alla pratica della meditazione, dei versetti del Vangelo di Giovanni. Un testo meraviglioso, un testo che contiene una forza magica per chiunque lo mediti. E noi siamo qui per cercare di imparare in questo periodo come si medita. La meditazione, cos'è la meditazione? Non è filosofare, non lo faremo. Cercheremo di pronunciare le parole e di fare sorgere delle immagini dalla nostra anima. Dentro le parole del Vangelo di Giovanni sono depositate già delle forze capaci di risvegliare in noi delle forze di chiaroveggenza. Si tratta soltanto di lasciarle agire, senza giudizi e di spingerci pian piano a farci delle rappresentazioni. Leggiamo insieme il testo. Nel principio la parola era e la parola era presso Dio, la parola era Dio, essa era nel principio presso Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei nessuna cosa fatta è stata fatta. In lei era la vita. E la vita era la luce degli uomini. E la luce riluce nelle tenebre. E le tenebre non l'hanno compresa. Questi sono i nostri cinque versetti su cui noi oggi lavoriamo. Vediamo il primo e il secondo. Nel principio la parola era. Questa parola è un verbo, è un logos. È qualcosa attraverso cui viene creato il mondo. Questa parola non era ancora manifesta, quindi abbiamo un orizzonte vuoto, un principio dei tempi. La parola stessa era dentro il principio dei tempi, ma dentro il principio dell'universo. La forza fondamentale che crea il mondo non l'aveva ancora emessa. La parola non risuonava ancora nel cosmo, la vibrazione della parola divina non era ancora in azione. Infatti la parola della vita, il verbo creatore era ancora presso Dio e la parola era Dio. Il verbo creatore è l'intenzione della divinità di manifestare la sua forza per configurare un sistema. La via lattea. La parola è la forza, la vibrazione primordiale che esce dal principio universale dei tempi, enarchè, significa nel principio, nelle arcai era la parola, il logos, non era stato ancora pronunciato. Dio non aveva ancora parlato, non aveva ancora pronunciato quella parola, sia la luce. Non era stato ancora pronunciato nulla, non esisteva nulla se non Dio, che nel suo essere serbava il progetto. Questa parola era nel principio, quindi dentro Dio terzo versetto: ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei nessuna cosa fatta è stata fatta. Quindi, questa forza divina, questo Logos, questo Verbo, questa parola che è la vibrazione configurante tutte le galassie, esce da Dio, viene come emessa. E ogni cosa viene a esistere perché lei è capace di configurare esistenza, è la vibrazione che crea immagine. Quindi proviamo proprio a immaginare questo vuoto da cui si crea un vortice, questo vortice comincia a oscillare, a vibrare, un suono si leva e questo suono è la parola creatrice del mondo. Non è una parola umana, è la forza divina di creazione, è il momento in cui si accende la possibilità dell'esistenza e del movimento del cosmo. Ogni cosa è stata fatta per mezzo della parola, dell'intenzione della parola divina e senza la parola nessuna cosa è stata fatta. Quindi nulla è nato dal caso ma tutto è nato dalla parola. In lei, nella parola, era la vita e la vita era la luce degli uomini. Qui ci troviamo di fronte a una meraviglia. Questa parola era la vita, certo, produce la vita. È capace come il sole, e il sole è una manifestazione della vita, di dare calore e di dare anche luce. Ma non solo questo, perché il sole non dà solo la luce, non dà solo la vita, non crea incessantemente vita e illuminazione. Questa vita era anche la luce degli uomini. Così come esiste il sole fuori e la luce fuori, esiste dentro l'anima dell'uomo un sole che lo illumina e gli dà vita. La stessa forza che crea la vita dell'universo e l'ha creata, illumina la terra e gli altri astri, il sole, quella vita, quella parola è dentro all'uomo. Dentro all'uomo c'è un potere di illuminazione, di irraggiazione, di temperatura. Tutta questa forza che parte dall'uomo è un logos dentro all'uomo. In lei era la vita e la vita era la luce degli uomini. Una vita che diventa luce, calore. E l'abbiamo dentro, è nel nostro petto questa parola. Vedremo che non lo sappiamo ancora, non l'abbiamo ancora accolta. E la luce riluce, brilla nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno compresa. Questa luce di vita, che è la luce del nostro pensiero, del nostro io, che ci rende consapevoli di quello che noi facciamo. Sappiamo di esistere, abbiamo la capacità di domandarci grazie a questa luce in noi che è il nostro Io. Così come c'è un Dio che nell'universo crea il mondo e parla e suona canta la creazione noi stessi nel nostro piccolo abbiamo un logo una parola che è capace di manifestare di testimoniare che esiste la forza universale e noi ne siamo gli unici interpreti sono noi possiamo interpretare la parola e renderla manifesta Cosa sono le tenebre le tenebre sono il nostro corpo, il nostro cervello, la nostra incapacità di accorgersi, di essere portatori di luce, di essere dei cristofori portatori di Cristo. La luce vedremo che ha a che fare con Cristo. Le tenebre non l'hanno compresa in sé, non l'hanno potuta accogliere, non l'hanno capita. Comprendere significa non abbiamo capito che in noi c'è Dio, che in noi c'è la luce che c'è la vita, che noi siamo riproduttori in piccolo, siamo micrologos, micro logos, micros parole. Nella nostra tenebra non abbiamo compreso che c'è Dio. E lei brilla in noi, riluce, chiede ogni giorno di essere compresa, di essere capita. È attraverso di lei che noi possiamo parlare, possiamo pensare, possiamo sentire Dio, eh, possiamo vivere questa vita. E lei non pretende nulla se non di essere compresa. Leggiamo un attimo, immergiamoci. Nel principio era la parola. E la parola era presso Dio. E la parola era Dio. Essa era nel principio presso Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei. E senza di lei nessuna cosa fatta è stata fatta, in lei era la vita e la vita era la luce degli uomini e la luce brilla, riluce nelle tenebre e le tenebre non l'hanno compresa. Io vi ringrazio, io vi invito adesso a rileggere questi versetti da soli e a meditarli. Certamente hanno agito in voi anche le mie parole, perché le parole della scienza dello Spirito ci danno una chiave di interpretazione, illuminano la nostra coscienza, ma io vorrei che voi cominciaste e manteneste la parola di farlo fino a Pasqua, fino a che non arriverà il momento della, della risurrezione. Ogni giorno o alla sera o alla mattina cerchiamo di immergersi in cinque versetti. Questi sono i nostri primi versetti, ne seguiranno altri. Vi aspetto domani. Va bene, buon lavoro, buona meditazione a tutti. Bentrovati, buonasera, sono Tiziano Berrucci ho cominciato questa iniziativa per cercare di trovare un sostegno, appunto, attraverso di voi, affinché possa fluire una corrente di speranza e anche di un'atmosfera di guarigione su tutto il pianeta, ecco, Abbiamo bisogno di questo e ciò che è contenuto nel Vangelo di Giovanni ci può dare questa possibilità, perché il principio inserito dentro al Vangelo di Giovanni, in realtà, è la grande medicina del mondo. Dentro questo Vangelo è come inserito il principio, il balsamo che può da un lato farci guarire dalla malattia dell'egoismo e dall'altra parte liberarci dall'illusione di credere di essere liberi. Ecco questo Vangelo eh, non vediamolo come un libro storico, come qualcosa che si trova in una biblioteca ammuffita, come tanti libri. In realtà, questo è il racconto di un discepolo, di un uomo che ha incontrato non un altro uomo, ma bensì un essere di una grandiosità estrema, che non è stato neppure solo un maestro, ma è stata un'entità ancora più elevata che cercheremo di descrivere. Ecco, questa forza, questa entità che nel mondo viene chiamato Cristo, che viene chiamato Cristo Gesù, è qualcosa di incommensurabile, qualcosa che nessuno riesce bene a... A comprendere, a capire, ecco, se non attraverso appunto una disciplina esoterica, attraverso una narrazione esoterica. Giovanni cerca di raccontarci. Giovanni è un discepolo che eh, ci vuole non parlare di religione, non ci vuole parlare di una chiesa, ma ci vuole parlare in realtà dell'incontro che ha fatto con se stesso. Ha incontrato l'io fuori di lui, si è accorto che ciò che prima si chiamava Dio, ed era fuori nello sconfinato universo. A un certo punto entra nell'evoluzione terrestre e vuole essere percepito dentro l'essere umano. Dio e la parola: Io si assomigliano fino a un certo punto prima di Cristo. Dio era fuori, adesso si interiorizza. Il regno dei cieli è dentro di noi. Ecco. Giovanni ci vuole annunciare questo. Nel suo Vangelo ci vuole raccontare che il principio universale che ha creato il mondo e noi chiamiamo Dio, in realtà lo possiamo afferrare dentro di noi. Dentro di noi c'è il potere di diventare figli di Dio perché noi stessi l'abbiamo come ereditato grazie a un fatto che è accaduto e accade ogni volta a Pasqua. La Pasqua simbolizza infatti questo gesto dell'io, di Dio che penetra nell'evoluzione terrestre e diventa parte dell'essere umano. È molto interessante analizzare questo fatto che di solito viene eh, ignorato. Ecco, questa croce che noi immaginiamo sempre a Pasqua simbolizza appunto il momento in cui il Dio dell'universo, ciò che prima operava nell'universo, entra nella corrente evolutiva umana, prende un corpo e si fa uomo. Ma non si fa uomo solo in Gesù. Cristo non è soltanto qualcosa che vive dentro Gesù, no. Cristo è il principio autocosciente che vive in noi come io. Quindi il Vangelo di Giovanni non ci parla di Gesù e basta, ci parla della scintilla di luce, di spirito che vive dentro di noi e ci dà la possibilità di illuminare ogni pensiero. Quando leggiamo questo documento che è appunto il Vangelo di Giovanni, noi dobbiamo cercare di focalizzare l'attenzione sul fatto che Cristo all'interno del Vangelo è io, il nostro io autocosciente e tutto ciò che si muove intorno al Cristo, il cieco, la pecora, la colomba, il venditore di colombe, il fariseo, il seduceo, sono parti di noi stessi. Questo Vangelo in realtà parla di noi stessi, parla del nostro io. Cioè tutto il resto è una rappresentazione di noi stessi come proiettata fuori di noi. Adesso vedremo anche come immaginarla. È come se ci fosse una chiave di lettura che ci dice, ogni volta che nel Vangelo si parla di Cristo, si parla di te, si parla del tuo io, della scintilla del tuo spirito. Tutte le volte che Cristo guarisce, incontra, parla, narra le vicende che sono raccontate, sono parte di te. È come se fosse la tua biografia, è come se noi leggendo il Vangelo potessimo leggere qualcosa che accade, accade a noi, accadrà a noi. Quindi individualizzare il Vangelo vuol dire sentirlo come parte di sé, è un libro che stiamo scrivendo in questo momento, un po' come la storia infinita. Noi partecipiamo alla scrittura del Vangelo ed è un libro che continuamente viene scritto, è un libro vivente è un libro che compare ciò che noi facciamo il cristianesimo non è una religione il cristianesimo è un fatto è qualcosa che è accaduto dentro l'uomo qualcosa che è stato depositato all'interno dell'uomo che noi chiamiamo il principio della consapevolezza della responsabilità connesso alla capacità di amare e di essere liberi questo è Cristo e adesso cerchiamo di capire come Giovanni ci racconta. È vero che anche ciò che fa la Chiesa, narra Gesù come l'esempio da seguire. In realtà non è solo questo, è molto di più. Cioè noi stessi abbiamo questo potere quello che ha fatto questa entità e che viene descritto nel Vangelo lo possiamo ripetere nello stesso modo. Noi stessi possiamo fare i suoi miracoli, noi stessi possiamo fare le sue gesta, noi stessi possiamo morire e rinascere. Ecco, cominciamo con la lettura del prologo che noi chiamiamo in questo nostro incontro il libro dell'Io. Il Vangelo di Giovanni si trova alla fine della Bibbia, fra le letture del Nuovo Testamento. In principio era il Verbo il verbo era presso Dio, il verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di tutto ciò che esiste. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. E la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. Ecco, Giovanni ci dice: se volete capire cosa io ho sperimentato, cosa vi è dentro questo Vangelo, voi dovete cercare di capire che io vi racconto la vera storia della creazione del mondo. Io ho incontrato il creatore del mondo. Quello che nel, nel Vangelo è scritto Cristo, il Maestro, Gesù di Nazaret, il figlio del falegname, a un certo punto si fa tempio per accogliere il principio universale che ha creato il mondo Giovanni ha visto negli occhi insieme ai suoi amici, i suoi discepoli gli apostoli colui che ha creato, il creatore del mondo il creatore del mondo è entrato in un corpo e si è fatto uomo in principio era il verbo il verbo era Dio il verbo era presso Dio cosa vuole dire verbo? in realtà e eh, il Vangelo è scritto in greco e vi è scritto in era logos, in principio era il logos e logos in greco vuol dire tante cose, verbo, parola, vita, movimento, dinamica, pensiero, potremmo dire quindi in principio era la forza, in principio era il suono, in principio era l'intelligenza, la ragione. In principio era il verbo, è quello che è stato letto come la parola che più poteva riprodurre la traduzione di questo. Ecco. Vediamo ancora. Eh? Egli era in principio presso Dio, o meglio, era orientato verso Dio. Cosa significa? Che vi è un momento in cui deve ancora manifestarsi la creazione del mondo, questo ipotetico Big Bang, in cui tutto è potenzialmente ancora chiuso nel. Non, non manifesto nel nulla potremmo dire in realtà questo nulla eh, viene messo, portato a manifestazione attraverso questa forza questa forza che appare poi in Gesù di Nazareth è la stessa forza che crea il mondo Giovanni ci dice per mezzo di lui sono state fatte tutte le cose senza di lui nulla fu fatto di quanto esiste non dobbiamo pensare che Gesù ha creato il mondo è la forza che abitava in Gesù, che vedrete opera nel cosmo come forza creatrice. Pensiamo adesso per farci un'idea così un po' astratta, che il mondo non esiste ancora, tutto si è concentrato in un punto, un po' come quando noi vogliamo parlare e non abbiamo ancora eh, creato l'idea, non abbiamo ancora immaginato. Ecco, immaginiamo un punto in cui è concentrato tutto quello che potrebbe nascere da noi. E a un certo punto cosa accade? Io voglio esprimere, voglio dire, voglio parlare. Ecco che io dico sia la luce. E quando questo punto, che noi chiamiamo padre, emana da sé il pensiero sia la luce, esce da lui il logos, la parola, il verbo esce ed ecco che irraggia e si manifesta fuori. Va a incontrare la periferia di quello che noi possiamo dire un'ipotetica sfera fino a fermarsi contro la sfera. Ecco, nella sfera noi vediamo come miliardi di punti che hanno, si vanno, come a fissare, quei punti sono la manifestazione, eh, possiamo dire, centrifuga, di tutto ciò che è contenuto nel punto centrale. E quei punti sono in realtà la via lattea. Ogni stella che noi vediamo è la riflessione di un punto che inizio è volontà del padre che si è manifestata attraverso appunto il figlio. Noi dobbiamo adesso cercare di focalizzarci su questa parola figlio e capire che in realtà questo figlio ha tre nomi, così come tre sono le manifestazioni di Dio nell'universo. Si parla di una Trinità la Trinità Padre, la Trinità Figlio, la Trinità Spirito Santo. Anche noi siamo Trini, possiamo pensare, possiamo sentire, possiamo volere. Anche Dio, questa entità è universale, che ha per corpo l'universo, un che ha per cellule i pianeti, in realtà usa l'universo come manifestazione del suo essere e anche noi stessi siamo cellule di questo suo corpo universale. Lui pensa e il suo pensiero è Spirito Santo, lui sente e sente la vita e la dà e si chiama figlio e lui vuole e questa è la volontà di quello che noi chiamiamo padre. Il padre vuole, il figlio sente, lo Spirito Santo pensa. Quindi intelligenza, spirito, vita, figlio, volontà, impulso, padre. Occupiamoci della seconda persona della Trinità, il figlio. Ecco, questo figlio ha anche lui stesso a sua volta tre nomi. Si chiama Figlio quando opera come abbiamo visto come Dio delle stelle, come forza di configurazione cosmica delle costellazioni zodiacali. In realtà è l'essere che tiene in, nelle sue mani la gravitazione di tutto il sistema cosmico. Quindi è la forza di configurazione delle stelle. Quando opera su quella sfera si chiama Figlio, però può operare anche. Modo più ristretto e opera quando in realtà si manifesta un sole. Può operare come dio del sole di un sistema solare come il nostro quando eh, cambia nome, quando diventa logos. Allora diventa forza di creazione della vita e della coscienza del sole e dei pianeti, diventa il sole, diventa un astro che, brul che brilla, che irraggia vita e raggia luce. Il terzo nome invece è quando compare come Dio nella terra, come Cristo, come forza di coscienza entro all'uomo, come io individuale terrestre. È molto difficile comprendere questo, perché noi dobbiamo immaginare una forza cosmica che si occupa di sovraintendere l'universo e si chiama Figlio, una forza che si comprime, diventa un sole e regola la vita e la luce in un sistema solare. È una forza che si individualizza, diventa io, che compare nella coscienza dell'uomo. Fateci caso che all'interno di noi vi è qualcosa che illumina i nostri pensieri, che assomiglia alla luce del sole. Anche noi quando capiamo ci illuminiamo. Gli stessi illuminati sono individui che diventano un sole. Potremmo dire che la stessa forza che opera nell'universo come creazione, che opera nel sole come luce e vita, opera dentro all'io dell'uomo come potenza di coscienza possiamo illuminare noi stessi perché in noi c'è un sole c'è una stella che produce in noi la coscienza e non è facile tutto questo mi rendo conto e io questa sera ve l'ho consegnato un po' nelle vostre mani sperando che possa aiutarvi a comprendere meglio questo documento il quinto versetto dice la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. Questo perché? Perché c'è un sole, c'è un tesoro dentro al nostro io che nessuno sa di avere. Perché ovviamente è stato predisposto affinché noi non lo sapessimo, affinché noi lo conquistassimo, affinché avessimo la possibilità di conoscere che noi c'è un Cristo, c'è un figlio, c'è un Logos. Fino a che non lo consideriamo affinché non ci domandiamo, questo, noi siamo liberi di essere uomini. Possiamo diventare dei quando ci accorgiamo che in noi c'è la potenzialità di poter diventare come il Sole, di poter essere figli di Dio. Ecco. noi in questa serie di incontri, questo è il primo, ci occuperemo anche di altri misteri dentro il Vangelo di Giovanni. Stasera abbiamo voluto come illuminare un po' quello che è il mistero dell'Io, il mistero del Cristo, il mistero del Logos e il mistero del Figlio. Spero che possa essere stato fecondo e io vi ringrazio per l'attenzione, vi aspetto domani sera, sempre domani sera alle 21, se ci sono domande vi invito a formularle sotto il post e ci vediamo domani sera. Io vi ringrazio e vi auguro una buona serata, non abbiate paura, dice... E Cristo ai discepoli che si trovano sopra la barca, lo vedono camminare sull'acqua e dice: Sono io, non abbiate paura. Anche noi eh, abbiamo un io, cerchiamo di vederlo. E allora la luce del sole riapparirà, e le nubi se ne andranno, e tutto tornerà come prima. Vi ringrazio, eh? buona serata a tutti, eh?